i farisei sono arrabbiati perché Gesù piace alla gente, vogliono sempre fargli fare brutta figura, vogliono essere loro i più santi, i più giusti, quelli che la gente ammira. Allora vi ricordate domenica scorsa la domanda sul tributo a Cesare, è lecito o no dare il tributo a Cesare? Volevano proprio metterlo nei guai. E anche questa volta la domanda sul grande comandamento, qual è il grande comandamento? Proviamo a chiedere a Gesù qual è il grande comandamento della legge, la nostra Bibbia, no? La nostra legge, noi ebrei, perché Gesù li trasgredisce tutti. Quando c'è il sabato non bisogna lavorare, lui guarisce la gente. Quando c'è da fare digiuno, lui fa fare festa ai suoi discepoli. Quando c'è qualche cosa che è considerato impuro, lui non importa, dice che è impuro solamente ciò che esce dal cuore dell'uomo, non ciò che si mangia. Lui trasgredisce tutti i comandamenti. Adesso gli facciamo questa domanda e lui chissà cosa risponde. Vogliono emarginare Gesù, vogliono renderlo innocuo, vogliono renderlo fuori moda, vogliono fargli fare una brutta figura, così nessuno lo ascolterà più. E oggi succede ancora così. Ancora oggi Gesù viene emarginato, Gesù viene messo alla prova. Ad esempio, quando si prega parlando, dicendo preghiere fatte da uomini, e non si legge la parola di Dio, e non si ascoltano le parole di Gesù. La preghiera senza parola di Dio è emarginare Gesù, e mettere alla prova Gesù. Magari preghiamo anche delle ore, ma Gesù non c'entra niente, Gesù non lo ascoltiamo. Oppure, quando si fanno tante cose, si organizza, si programma, si inventano iniziative, senza che Gesù sia in mezzo a noi, senza essere uniti tra di noi, senza amarci, senza volerci bene, senza amarci come Gesù ci ha amato, senza mettere alla base delle nostre iniziative l'amore reciproco. Allora, il fare le cose senza l'unità, anche questo è emarginare Gesù e mettere alla prova Gesù. No, Gesù non è in mezzo a noi perché noi non ci vogliamo bene, ma noi facciamo lo stesso le cose perché non abbiamo bisogno di Lui. Anche magari a volte in parrocchia facciamo così. Quante volte anche nella Chiesa emarginiamo Gesù, lo mettiamo alla prova, lo buttiamo fuori della porta. E allora quei farisei siamo proprio noi. Allora almeno oggi qui cerchiamo di non emarginare Gesù, cerchiamo di essere uniti tra noi adesso, di volerci bene, cerchiamo di ascoltare Gesù veramente. Oggi Gesù ci fa un dono, il grande comandamento. Qual è il grande comandamento? E lui mi dice due, perché sono due ma è uno solo, perché il grande comandamento non è solo amare Dio, ma è anche amare gli altri. Amare Dio e amare gli altri sono due cose inseparabili. In pratica Gesù ci dice: vuoi rendere felice Dio? Vuoi vivere bene la vita? Ama, vivi da innamorato di Dio, da innamorato degli altri. Solo questo Dio ti chiede, e questa è la grande richiesta che Dio ti fa. Se avrai fatto questo, avrai fatto tutto.